Roma, la città eterna, con il centro storico di maggiore vastità e pregio che si conosca nel mondo, è circondata da una fascia urbana, consolidata nei primi decenni del secolo, e da una vasta periferia, costruita tra il dopoguerra e gli anni Ottanta, che si è estesa a macchia d'olio. Andando verso la periferia, le aree urbane consolidate hanno una discreta qualità edilizia e di servizi, ove spiccano anche edifici di pregio architettonico. Nella periferia, carente di infrastrutture, si è mescolato l'abusivismo edilizio con abitazioni di edilizia pubblica che spesso portano segni evidenti di scarsa manutenzione. È questo un terreno privilegiato di abusi edilizi che ancora oggi si tenta di perpetrare, nonostante siano perseguiti con più efficacia e rigore. Una periferia difficile da abitare, che va ristrutturata con servizi adeguati e che sarà oggetto di profonde trasformazioni urbanistiche ed amministrative. La questione essenziale della nostra città è anzitutto la sua dimensione. Dobbiamo sempre ricordare che Roma ha un territorio immenso, uguale a quello delle 9 maggiori città italiane. Questo territorio ha al suo interno le potenzialità per realizzare una identità metropolitana forte. La scelta del potenziamento del trasporto ferroviario e la scelta della invariante della storia e della natura del nostro territorio sono le basi, i due grandi pilastri su cui si regge l'architrave del piano. L'architrave del piano è semplicemente la realizzazione delle città di Roma, cioè la definizione delle nuove centralità, la scelta di non far più gravare tutta l'area metropolitana su un unico centro storico, lo straordinario centro storico di Roma, ma di creare dei luoghi di urbanità, dei luoghi di servizi, dei luoghi di scambio tra le persone, dei luoghi dove si possano avere le stesse occasioni che si hanno oggi nell'area centrale della città, nel centro storico. Le città di Roma è in un certo senso la sigla del nuovo piano regolatore. Penso per esempio ai programmi di riqualificazione urbana che sono ormai in corso di realizzazione, penso ai programmi di recupero urbano, ai programmi di recupero e di sviluppo sostenibile, penso alla partecipazione, agli strumenti di partecipazione, alle scelte urbanistiche che abbiamo creato attraverso i laboratori municipali di quartiere, attraverso centinaia di esperienze vive con le nostre circoscrizioni. Da qualche anno, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana, in particolare nelle aree periferiche della città, l'amministrazione capitolina ha avviato dei programmi come i contratti di quartiere, il programma comunitario Urban, che prevedono una integrazione tra i diversi interventi. L'integrazione è la possibilità di prevedere entro un determinato progetto di riqualificazione urbana appunto una pluralità di interventi che vanno dal recupero urbanistico edilizio degli edifici fino al recupero sociale, alla formazione, alla possibilità di sviluppare attività economiche, quindi tese a produrre lavoro. Di altrettanta importanza è l'aspetto partecipativo. Noi nella nostra esperienza abbiamo riscontrato che non è sufficiente mettere insieme a discutere architetti, ingegneri, l'importante è che queste figure professionali, in particolare dell'amministrazione comunale, si confrontino quotidianamente con le realtà associative che insistono su un determinato territorio. Da questo punto di vista molto interessante è stata l'esperienza dei laboratori municipali di quartiere ed è il luogo dove proprio si realizza l'incontro tra i progetti dell'amministrazione comunale e la possibilità che questi progetti prevedano un intervento diretto delle associazioni locali e delle realtà territoriali. Qualunque ipotesi di sviluppo non può non tener conto della necessità di ridurre i fattori inquinanti, di utilizzare energia rinnovabile, di rinverdire gli spazi urbani. Nell'ambito di questo discorso si è mosso già il Ministero dell'Ambiente e dell'Industria,
attraverso un programma per 10.000 tetti fotovoltaici che prevede l'erogazione di contributi fino all'80% dei costi di realizzazione e all'interno del quale si è poi sviluppato da parte del Comune di Roma un progetto per la realizzazione di tetti fotovoltaici a saline. Sulla base delle indicazioni della conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo sostenibile, il Comune di Roma ha istituito l'USPEL, ufficio per la partecipazione di lavoratori di quartiere, che propone sperimentalmente progetti territoriali condivisi nell'ambito del forum Agenda 21. In forum locali, cominciando da due realtà periferiche, Labaro Prima Porta ed Acilia. In queste realtà, dove sono in corso di redazione i programmi di recupero promossi dal Dipartimento Territorio, sono stati sperimentati forum locali di Agenda 21 per costruire una visione condivisa dello sviluppo locale sostenibile e per una verifica delle priorità delle opere pubbliche da realizzare con i fondi previsti dai programmi di recupero urbano. Il metodo di lavoro si fonda su alcune esplicite regole di base. Indipendenza, trasparenza e chiarezza delle finalità. Tutti sono sullo stesso piano. Le informazioni di base devono essere di dominio pubblico. Le responsabilità sono condivise. Determinante il contributo di Jeff Bishop e Ray Lorenzo, esperti di progettazione partecipata. Il gioco della progettazione partecipata si rivela chiaro, avvincente, efficace. Jeff vuole dire qualche cosa. Yes, it worked, didn't it? Speaking in English, you better say that. Hai visto? Se parlo in inglese magari funziona meglio, l'avevo detto, perciò. Lui ha detto dobbiamo andare avanti. I protagonisti. Esponenti di associazioni e istituzioni locali, imprenditori, urbanisti e facilitatori del Comune di Roma. Questi ultimi opportunamente formati per gestire in modo equilibrato i gruppi di lavoro. Fuori dal tunnel. Siamo un punto di aggregazione del quartiere. Una grossa importanza a Villa di Livia, ecco. C'è una distanza tra i bisogni dei soggetti e degli individui e la politica. Ecco la mia rivoluzione copernicana, è questo. Sta chiedendo in effetti la Ciglia del 2019 come sarà o come ce la immagini. Io me la immagino molto bella, molto truccata. Credo che sostanzialmente il problema sia questo. Io ho visto cambiare la zona, io abito proprio qua sopra, i miei abitano qua sopra. Ho visto cambiare la zona, che significa? Che noi, i primi anni che siamo venuti ad abitare qui, avevamo realmente paura di uscire ad uscire di casa. Questo è l'avvio di un lavoro di riprogettazione di un ambito urbano. Sono aboliti interventi più o meno prolissi. L'eloquenza è temporaneamente messa da parte. Tutti si mettono al lavoro attorno ad un tavolo, dal senatore al presidente circoscrizionale, dal rappresentante degli investitori privati a quello del comitato di quartiere, dal parroco al rappresentante dei commercianti. Una specie di brainstorming, una rapida elencazione di idee, proposte, suggerimenti scritte su post-it, i piccoli fogli gialli adesivi attaccati sulle mappe della zona e su grandi fogli appesi ai muri, sui quali si sintetizza il lavoro svolto dal gruppo di lavoro. E faccio parte del gruppo che si occupa della sistemazione di Piazza Arcisate. E, diciamo che nel nostro gruppo quello che è venuto fuori è soprattutto il fatto che la piazza ha poco rapporto, diciamo, con il resto del quartiere. Faccio parte del gruppo che si occupa del recupero urbano di Piazza Saxarubra qui in Prima Porta. Da semplici cittadini noi abbiamo accettato molto volentieri questo invito dell'USPEL, che ci dava l'opportunità di segnalare quelle che erano le possibili trasformazioni per recuperare la funzionalità di questa piazza. Devo dire che opinione comune di tutti gli aderenti al gruppo è stato quello di recuperare il fatto che Piazza Saxarubra costituisce il biglietto da visita di Prima Porta. I gruppi di lavoro prospettano una visione positiva dell'area proiettata nel 2020, una visione negativa,
una valutazione dei programmi di recupero urbano operativi nella zona, la selezione delle opere pubbliche e delle attività da realizzare prioritariamente. Le prime scelte. Individuazione dei progetti prioritari, parte all'interno dei programmi di recupero urbano, parte fuori. Alla fine delle due giornate si costituisce il gruppo di coordinamento, che dovrà costituire un gruppo di lavoro per ogni opera o iniziativa da realizzare. Qui abbiamo un grosso problema, che l'asse stradale via Ostiense e via del Mare spacca in due il quartiere e con un piccolissimo passaggio sulla via centrale di Acilia. E abbiamo intravisto, dopo lunghi studi e ricerche, che il punto migliore per unificare il quartiere nuovo di Dragoncello e la via di Saponara, le due zone commerciali e una direttrice che si può raggiungere da Cristoforo Colombo, in questo punto dove si può fare o un cavalcavia o un sottopasso. Qui abbiamo la problematica di questo canale che, come si può vedere, è diventata praticamente una fogna a cielo aperto, e c'è in progetto la riqualifica ambientale di questo canale con diciamo la costruzione di una strada che colleghi la zona dove attraverso una serie di interventi che potrebbero essere collegati ai progetti appunto del recupero delle periferie si potrebbe dare la possibilità alla cittadinanza di godere appunto di questo territorio visitandolo, facendo passeggiata, andando in bicicletta, cioè sostanzialmente ci troviamo in un'area ancora residuale di importanza ambientale, la quale può fornire appunto uno sbocco per la cittadinanza. Ci troviamo nel problema di dover riconnettere di nuovo la parte nord con la parte sud di questa parte di territorio, e l'intervento prevede la realizzazione di una stazione della metro con un sovrappasso per collegare le due parti. Ciclabile che collegano il mare, Ostia, passando per Acilia fino a Roma, quindi una connessione territoriale. Il discorso del cavalcavia, che abbiamo sempre chiamato cavalcavia, approfondendo l'esame del territorio e delle tipologie intorno agli edifici circostanti, sta diventando un sottopasso. Le scuole che già da quest'anno funzionano in autonomia, perlomeno ci stiamo molto avvicinando a questo, sono estremamente disponibili al lavorare all'interno del territorio, ad aprirsi al territorio e per proporre delle attività che in molte scuole già si fanno. Qual è dunque il problema? È che in alcune scuole ci sono degli spazi che possono essere utilizzati soprattutto anche dall'utenza esterna. E con la giornata di oggi chiudiamo la prima fase di lavoro, in modo che diciamo non vi disturbiamo più fino a gennaio dell'anno prossimo, tanto per essere chiari. Si estende in tal modo, per gemmazione, il numero e la qualità dei protagonisti della programmazione partecipata e degli esperti, con un processo di continua implementazione, con un flusso di attività che parte dalla scelta dei rappresentanti della comunità locale che partecipano al primo workshop. Si costituiscono i gruppi di progetto che approfondiscono i diversi temi. In un secondo workshop vengono illustrati i primi risultati che saranno oggetto di ulteriore studio. Infine, i risultati di questa notevole mole di lavoro collettivo vengono resi pubblici tramite assemblee, dépliant, giornali locali, eccetera. Poi si consegna tutto ai progettisti per la fase esecutiva, che porterà ai cantieri e al risanamento urbanistico. I workshop di Acilia e Labaro hanno avuto successo e risonanza positiva nella stampa e nelle TV locali. Sono state sessioni di lavoro proficue che hanno avviato un processo positivo che ha favorito l'individuazione di capacità, conoscenze, esperienze e risorse locali, affrontato conflitti potenziali tra le parti fin dall'inizio, evitato lo schema tradizionale e spesso improduttivo prima decidi e poi difendi dalle critiche, e hanno velocizzato lo svolgimento delle attività di consultazione preventiva. Hanno inoltre contribuito a cambiare i sentimenti d'appartenenza dei cittadini e a dare la convinzione di poter raggiungere un risultato concreto. Hanno accresciuto il reciproco rispetto, la comprensione e la trasmissione di valori. E in più, il tutto è stato anche divertente.
Al centro la periferia vuol dire che la città di Roma mette al centro della sua attenzione i temi della vivibilità urbana nei quartieri periferici, dove vive la stragrande maggioranza dei cittadini romani. Sono talmente tanti e gravi i problemi della periferia romana che hanno bisogno del concorso progettuale di tutti. Progetti condivisi per rinsaldare pezzi di comunità locali lacerate, conflittuali, per ritrovare gli obiettivi comuni di una rinnovata convivenza civile.